Ciao a tutte, eccoci qua con un nuovo progetto creativo. Lei è Michela, la mia musa ispiratrice. Tutti i miei progetti nascono quando la guardo e immagino cose belle per lei. Oggi ho lavorato per voi questo simpatico cappellino che è fatto a spirale. È molto semplice e veloce da lavorare e l'occorrente è semplicemente 50 grammi e poco più anche per fare il pompon e l'occorrente, abbiamo detto, sono 50 grammi e poco più di lana e i ferri numero 8. Quindi ora passiamo subito al tutorial. Miki, salutiamo. Ciao, ci vediamo tra poco. Ciao a tutte. Oggi lavoreremo insieme quindi questo simpatico cappello a spirale. Questo cappello è composto da due parti, la parte, diciamo, la fascia e poi la parte superiore. Per lavorare questo cappello io utilizzerò questa lana che va in coordinato con la mia stola, con la mia piccola mantellina. È una lana sempre di manifattura Primavesi, sempre la stessa linea. È composta da 50 grammi di ogni gomitolo è 50 grammi per 90 metri di lunghezza, quindi è un bel gomitolino abbastanza lungo. Loro consigliano un ferro 5-5 e mezzo, ma io per lavorarlo un po' più morbido, cioè per lasciare quella morbidezza in più, normalmente lavoro sempre con qualche punto in più sui ferri perché così il lavoro non viene troppo stretto e quindi più duro. Io in questo caso utilizzerò un ferro numero 8. Per iniziare, noi lavoreremo insieme ora la parte della fascia, quindi prendete la circonferenza del cranio del bambino che deve indossare o dell'adulto che deve indossare questo cappello e poi insieme inizieremo a montare i punti. Io questo cappello lo lavorerò per mia figlia che è più o meno la stessa dimensione di testa mia, cioè 52 centimetri circa. Quindi prepariamoci l'occorrente e iniziamo insieme questo tutorial. Allora, eccomi qua, il mio ferro abbiamo detto è il numero 8, io per comodità già ho caricato 60 punti sopra al mio ferro, vedete già li ho messi tutti quanti. Come andrò a lavorare ora questa prima parte? Andrò a lavorare ad un punto a coste, cioè un punto a dritto e un punto a rovescio, così da crearmi quell'effetto elastico della parte sottostante del cappellino. Quindi ora iniziamo la lavorazione con un punto a dritto. Quindi alternerò uno a dritto e uno a rovescio. Uno a dritto e uno a rovescio. Scusate il rumore del ferro, ma per farvelo vedere lo tengo appoggiato un po' di più in modo che si veda bene nel monitor. Rovescio. E ora farò così fino alla fine del mio ferro, cioè continuerò così, uno a dritto e uno a rovescio, ok? Vedete? Ci vediamo al termine del ferro, così lavoriamo insieme il secondo giro. Ecco qua. Allora, ho finito il mio primo giro, ora sono al secondo, vedete come si presenta la lavorazione e ora lavorerò dove ho il punto a dritto, il punto a dritto e dove ho il rovescio, lavoro il rovescio. Questo ci creerà, abbiamo detto, quel motivo un po' più elastico della fascia frontale del nostro cappellino. Ok? Questo tipo di lavorazione dobbiamo fare per un'altezza di circa 10 centimetri. Se a voi piace ancora più alto, potete tranquillamente continuare poi ad aumentare fino all'altezza che voi desiderate. Questa è a descrizione di chi lo dovrà indossare, insomma. Quindi continuiamo ora con questo tipo di lavorazione fino al raggiungimento della nostra altezza desiderata, che può variare dai 7 ai 10, come abbiamo detto, e ci vediamo quando l'abbiamo raggiunta per capire come completare il nostro piccolo cappellino. Guardate come si presenta bene anche questo tipo di filato, molto carino, questo sfumato. Vedete la costa come si vede? Magari dopo, quando avrò fatto un po' di maglie in più, vi farò vedere come si presenta la lavorazione. Ci vediamo quindi tra poco.
Allora, ecco qua, io ho lavorato questa maglia, vedete, si presenta così. Questo è il mio decimo giro già completato e a questo punto, guardando bene, io mi fermo a questa altezza qui perché comunque il nostro viso è molto abbastanza piccolo e non mi va di arrivare a 10 centimetri, diventerebbe un fascione troppo largo. Quindi mi stanno bene questi 7 centimetri che equivalgono a 10 ferri, ok? Ora cosa dovrò fare? Dovrò chiudere questa lavorazione perché andremo poi a lavorare il secondo pannello che è la parte superiore del nostro lavoro. Come lo chiudiamo? Sempre allo stesso modo, cioè andiamo a lavorare il punto e poi lo accavalliamo facendo in questo modo. Quindi siamo qui sul dritto, perché il primo punto mio è dritto, lo lavoro, poi lavoro il secondo che è il rovescio e a cavallo. Vedete, così l'ho chiuso. Di nuovo dritto e a cavallo, rovescio e a cavallo, e farò questo fino alla fine. Così facendo abbiamo chiuso la fascia sottostante alla parte del cappello, ok? Quindi continuiamo ora così fino alla fine per poter poi iniziare la seconda parte. Ci vediamo tra poco. Allora, ho finito di chiudere i miei punti, vedete come si presentano. Questo è ancora il mio filo unito. Lascio un po' di codina che potrebbe sempre servirmi e taglio. E ho chiuso la prima parte. Questa prima parte abbiamo detto che è la fascia frontale del nostro cappellino. Ok? Vedete come si presenta? Sembra piccolo, sembra stretto, ma è molto elastico perché abbiamo fatto il punto a coste. Ok? Quindi prima parte finita. Ora dobbiamo fare la parte superiore del cappellino. Come si lavora? Allora, la parte superiore dobbiamo montare di nuovo sui nostri ferri numero 8 34 punti, ok? Quindi perché lo lavoreremo, questi 34 punti per noi già saranno l'altezza del lavoro, quindi lo lavoreremo di diagonale in pratica, scusatemi, in orizzontale. Quindi ora i miei 32 punti mi faranno l'altezza del cappellino e io andrò a lavorarlo a spirale in modo orizzontale, nel seguente modo. Quindi seguitemi ed è veramente molto semplice. Poi magari la prossima volta lo lavoreremo direttamente in tondo con i ferri circolari, però mi andava di farlo così con i ferri a dritto perché la maggioranza delle persone comunque utilizziamo i nostri cari amati ferri a dritto ed è facile da fare e da spiegare perché così si capisce bene la tecnica della parte superiore che è a spirale. Ok, allora iniziamo a montare, quindi abbiamo detto i nostri punti e ci vediamo appena abbiamo finito di caricarli sul ferro. Ecco qua, il mio secondo ferro è finito, non abbiamo fatto nessun aumento, ora siamo di nuovo sulla parte dritta del lavoro, io dovrò fare un aumento, ma con una particolarità. Andremo a lavorare ora 6 ferri sempre solo al rovescio per creare quella differenza nel motivo, quindi non è una lavorazione tutta a maglia rasata, ma è una lavorazione alternata. Quindi ora io lavorerò il primo punto al rovescio come abbiamo fatto prima, ok? Il secondo carico il punto al rovescio e lo rimetto sul mio ferro, vedete? E poi lo rilavoro. Opla, mi è sfuggito il tutto. E lo rilavoro. Due, e lavoro poi quell'altro. Quello di base, ok? Dell'aumento. Al termine di questo ferro dovrò fare la mia diminuzione, come abbiamo detto prima. 32esimo punto, 33, ne ha dati nel mentre me li sono contati, siamo a 35 e gli ultimi due io li lavoro insieme, ok? Quindi ho aumentato all'inizio del ferro e diminuisco alla fine del ferro. Ecco qua, giro il mio lavoro e lavoro di nuovo al rovescio. E questo è il mio secondo ferro al rovescio, ok? Senza il secondo, però senza fare nulla. Quindi aumentiamo solo quando siamo sul dritto del nostro lavoro. Quindi secondo ferro lo lavoro normale. Procedo così fino alla fine di questo ferro.
Ok, ho finito il secondo ferro a rovescio, riparto con il mio terzo ferro dove dovrò fare l'aumento. Sempre a rovescio, abbiamo detto, ok? Quindi uno, lavoro il mio primo punto normale, il secondo lo aumento in questo modo, cioè lavoro e ripasso la soletta sul ferro di sinistra e poi lo lavoro con come se fosse un punto da solo, ok? Così abbiamo creato il nostro aumento. Questo è il mio terzo giro, il mio terzo ferro al rovescio. Continuo ancora così. Al termine andrò a fare la mia diminuzione, ok? Così facendo stiamo creando due motivi di lavori diversi. Uno è la maglia rasata che abbiamo fatto all'inizio e questa qua invece ci creerà quel movimento in più quando andremo poi a chiudere il lavoro che si, diciamo, attorciglierà un po' su se stesso. Ok? Perché stiamo facendo la lavorazione a spirale in questo caso. Quindi gli vado a questo punto. Ci siamo quasi alla fine. Sentite il rumore dei ferri perché li ho appoggiati. È una sinfonia tra le zampine della cagnolina che va e il rumore dei ferri. Anche questo è una caratteristica di noi che lavoriamo, avere sottofondo sempre di qualcuno in casa. Ok, ci siamo. Questi sono i miei ultimi due punti e voilà, li prendo insieme e li lavoro insieme. Giro il lavoro e sono al mio quarto ferro e lo lavoro tutto al rovescio. Ok? Sarebbe sul rovescio proprio di natura. Ok. Completata anche quest'altro ferro e ci vediamo per lavorare l'altro aumento ancora insieme. Ho finito anche il ferro a rovescio, sono sul mio quinto ferro, lo lavoro a rovescio semplice come prima. Qui farò l'aumento perché siamo sul dritto. E continuo così fino alla fine. Ok, contatevi sempre le maglie, devono essere sempre 34, aumentando uno all'inizio e diminuendo poi alla fine. Ok, continuate così fino alla fine del quinto ferro a rovescio. Ci vediamo tra poco. Ok, finito anche quel giro lì, andiamo al sesto giro e li riprendo a maglia rasata. In questo caso abbiamo detto non aumentiamo nulla, siamo sul rovescio del lavoro. Non aumentiamo e ci lavoriamo tutti i punti normalmente al rovescio. Questo è l'ultimo ferro che noi facciamo al rovescio in questo caso. Ok? Poi al termine di questo giriamo il lavoro e lavoreremo insieme la maglia dritta. Ok? Vi ripeterò poi la sequenza qual è. Eccoci qua, ho finito l'altro mio ferro a rovescio, ora sono di nuovo sul dritto e lavorerò ora questi punti qui, quindi come abbiamo fatto prima, un ferro a dritto e uno a rovescio, ricordandoci sempre che sul dritto del lavoro io effettuerò il mio aumento, quindi il mio primo punto lo lavoro normale, sul mio secondo punto io faccio l'aumento, cioè prendo il filo, non faccio cadere la maglia, la ripasso sul ferro, ricarico il filo e via. Quindi ho fatto il mio aumento in questo caso. Ok? Qui ora lavorerò tutto il ferro a dritto fino alla fine. Alla fine apporterò la mia diminuzione.
E questa è un po' la sequenza che noi dobbiamo portare avanti fino all'altezza, cioè o meglio al diametro desiderato della nostra lavorazione. Quindi sono un ferro a dritto, uno a rovescio, poi partiamo con rovescio, 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 fino a 6 rovesci, quindi rovescio, 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 e poi riparte di nuovo con dritto, rovescio e i 6 rovescio, ricordandoci sempre che quando siamo sulla lavorazione a dritto e ce ne accorgiamo, vedete, perché si vede bene la maglia rasata, noi effettuiamo l'aumento e poi alla fine la diminuzione. Così facendo, vedete, la maglia sta iniziando a prendere questo tipo di forma, un po' più, come dire, non dritta, si riesce a vedere, da un lato è più lunga dell'altra, ok? E questo ci aiuterà poi dopo, quando la chiuderemo, a farla venire quella tipica forma che è quella della spirale. Quindi continuiamo ora come abbiamo fatto prima, quindi lavorando il dritto, io qui ho fatto l'aumento, al termine unirò due maglie e le lavorerò insieme, così effetto la diminuzione sul dritto del lavoro. Ok, quindi continuate così, ci vediamo al termine. Eccomi qui, alla fine lavoro i miei due punti insieme, ok, 1 e 2, così effetto della diminuzione. Ora proseguite come prima con il vostro ferro a rovescio e ripetete la sequenza, ci vediamo quando il lavoro sarà giunto a un buon punto. Allora, eccoci qua, ho finito di lavorare i miei gruppi, io ne ho lavorati 8 gruppi a rovescio, cioè io li conto in questo modo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e 8 gruppi di maglia rasata, vedete il ferro a dritto che abbiamo fatto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ora dovrò chiudere il mio lavoro. Poi dopo vi faccio vedere anche col metro quanto è lunga sia la fascia superiore che la fascia sottostante, che può essere indicativo nel caso in cui vogliate cambiare poi le varie dimensioni, le varie misure del vostro progetto. Allora, a questo punto io ora cosa faccio? Sono sul rovescio, vedete, del lavoro, come sempre non aumentiamo, perché abbiamo detto che al rovescio non aumentiamo nulla. Allora, lavoro il primo punto. Opla. Lavoro il primo punto, lavoro il secondo punto e a cavallo. 1 e a cavallo. Faccio questi accavallamenti ora fino alla fine. Ok? Quindi continuiamo in questo modo a chiudere la nostra lavorazione. E 2. E 2. Vedete come si presenta? La chiusura, accompagnano le cosiddette V. Ok, continuate a chiudere fino alla fine, ci vediamo quando abbiamo completato la chiusura. Allora, ho finito di accavallare tutte le maglie, vedete? Mi è rimasta questa solina qua che io chiuderò semplicemente, visto che poco la lana la faccio passare tutta, tanto questa poi ora mi servirà per assemblare le due parti. Allora, come promesso, vi volevo far vedere un po' le dimensioni. Innanzitutto guardate com'è elastico la lavorazione, quindi si presenta molto ma molto elastica. Le dimensioni della fascia superiore sono di, vedete, circa 45 centimetri, mentre la fascetta sottostante si stringe ancora di più, perché qui abbiamo usato un punto a coste 1 a 1, e quindi tendenzialmente tende a tirare di più rispetto all'altro, ma è comunque molto molto flessibile. La lunghezza di questa è 41 centimetri, ok? Quindi, se può esservi d'aiuto, ma anche questa guardate come si presenta elastica, molto semplicemente, è veramente molto bella. Allora, ora dobbiamo chiudere le due parti,
dobbiamo cucire prima la parte sottostante e poi la parte superiore, oppure se preferite potete anche tranquillamente cucirla direttamente di lungo e poi la cuciamo tutta quanta. Magari facciamo in questo modo. Me la cucio in quest'altro modo con voi. Allora, questa parte qua mi deve andare su. Perché sposto questa parte qua su? Questa è la parte dove abbiamo fatto gli aumenti. Vedete, di natura si sono create queste piccole asoline che dopo, quando andremo a chiudere per applicare il pompon, noi faremo passare qui all'interno il filo e tireremo bene. Quindi si sono create normalmente da sole le proprie asoline che ci serviranno poi dopo per chiudere la lavorazione. Ok? Quindi, filo, uso stesso questo qua che mi è avanzato, no, non vado bene perché è più corto di qua, mi serve altro filo, un attimo, ecco qua, ho preso un altro filo che mi va meglio. Allora, mi metto qui sulla punta del lavoro, ok, e inizio a cucire il bordo. Tiro un attimo un pochino questo perché voglio fare proprio un nodino di sicurezza. Io ho messo la parte, vedete, la parte iniziale dei punti l'ho caricata sul bordo di sopra perché la parte è quella un po' più rigida, diciamo, della lavorazione. Ecco qua, ho fatto un bel nodino. Allora, ricordatevi man mano di tirare la fascia sottostante perché essendo più elastica, come abbiamo detto prima, tenderà a stringere, quindi a tornare un po' più su. Poi cercate di prendere asoletta con asoletta e effettuate il vostro punto di chiusura. Ok? Vedete, man mano, da destra a sinistra, asola, asola, un po' di calma, un po' di pazienza. E cucite tutta la prima parte. Diciamo che questo tipo di cucitura, cioè prima in entrambe le parti e poi lo chiudiamo a cerchio, io la preferisco perché vado un po' più comoda con la parte questa qua della fascia che va sulla fronte e vedo meglio i punti, quindi è un po' più agevole rispetto a quando l'ho chiuso già a cerchio il cappello, però ognuno ha il suo modo di trovarsi al meglio. L'importanza è il risultato finale, capire come si fanno le cose per poi ognuno quando crea in un modo diverso dall'altro e sicuramente sono tutti progetti poi alla fine bellissimi e spettacolari proprio perché ognuno ci mette un po' del suo. Ok, quindi continuiamo ora in questo modo, vedete sul dritto del lavoro, non si vede proprio nulla. Continuiamo in questo modo ora fino al termine della nostra giunzione delle due parti. Ci vediamo quando abbiamo finito, a tra poco. Una cosa c'è da dire su questo tipo di cucitura è che se non riusciamo a mantenere allineato bene la parte superiore con la parte sottostante può risultare un po' più difficile a chi ha le prime armi, quindi in questo caso qui consiglio magari l'altra soluzione, quella di chiudere prima il cerchio la fascia sotto e poi la fascia superiore unendo i due lembi, così non si rischia di magari non avere le due parti allineate, altrimenti si prova e si sfila tranquillamente. E si ricuce di nuovo il tutto. Ok, io sono quasi giunta al termine. Vedete, io man mano tengo d'occhio al bordo proprio per capire dove sono. Ecco qua. Punta a punta ci siamo, abbiamo finito. E due, preso. Ecco qua. Allora, giusto per farvi vedere come si presenta ora. Vi faccio vedere un po' dall'alto. L'ho girato già a dritto. Vedete, io ho cucito la parte sottostante. Ora cosa dovrò andare a fare? Semplicemente chiudere il pannello e allineare questa parte qua con questa parte qua.
e in questo modo tenderà ad attorcigliarsi, ma è naturale perché noi abbiamo fatto una lavorazione a spirale, quindi ora dovrò unire le due parti. Vedete, man mano il cappello tenderà poi a diventare così un po' più attorcigliato. Ora lo riordino un po' meglio e poi vi faccio vedere. Allora, ecco qua, vedete come si presenta. Io ho allineato bene le due estremità, i due lati. Eccoli qua, vedete? Ok, quindi unisco i due lati in modo che diventano di nuovo dritti perché prima erano, diciamo, un po' più ad angolo. A questo punto, lato di destro e lato di sinistro combaciano, vedete perfettamente. Continuo la mia cucitura, visto che mi è avanzata ancora del filo della cucitura sottostante, posso tranquillamente riprendere da qui la mia cucitura. Ok? Quindi continuiamo a cucire ora il lato di destro, una volta allineato con il lato di sinistra. E due. In pratica dovete far ritornare come se fosse un quadrato, il lato di destra con il lato di sinistra, anche se non vi sembra, ma i punti, essendo sempre gli stessi, 34 e 34, una volta che voi li appoggiate uno sul lato e l'altro sull'altro, vi torna questa forma qua. Vi faccio vedere dall'altro. Vedete? Questa era la parte iniziale del nostro lavoro e questa è la parte finale del nostro lavoro. Sono sempre 34, quindi quando la andiamo a chiudere ha un po' questa forma più quadrata, vedete? Poi dopo prenderà tutte le sembianze di un cappellino perché l'attorciglieremo sopra con il pompon e questa parte qua farà il risvolto di sopra. Quindi continuiamo ora a cucire la parte sottostante del cappellino. Quindi cuciamolo e ci vediamo quando abbiamo finito. Allora, anche l'ultimo punto l'ho dato. Ora do un nodino di sicurezza con queste altre codine che mi sono avanzate e poi dopo le nascondiamo tutte. Cosa mi resta da fare? Allora, vi ricordate che prima ho detto la parte dove abbiamo fatto gli aumenti si sono create delle asole naturali. Io in queste asole naturali vado a passare ora il mio filo di chiusura. Poi, se non vi piace perché è troppo sotto, potete farlo anche un po' più su. Questo filo che farà che una volta in cui io lo tirerò, inizierà ad attorcigliare il mio lavoro. Attorcigliando il lavoro darà ancora di più un senso al nostro lavoro a spirale, quindi lo tenderà ad arricciare, quindi si vedrà sempre di più. Più lo tiriamo e più si vedrà. Ok, sono quasi giunta da quest'altro lato. Lato di sotto devo ancora completare la chiusura, allora la completeremo insieme. Allora, mi tiro dentro un attimo queste piccole codine, perché non le ho tagliate ancora? Perché mi potranno servire poi per fissare il pompon, perché io dopo sopra applicherò un bel pompon allegro e vivace. Ecco qua. Tiro. Vedete? Ora non è indossato, quindi non si vede tanto bene, ma tende a stringere e quindi a fare il movimento più ancora più fermo della nostra spirale. Vedo qualche altro puntino di chiusura giusto per renderlo sempre un po' più stretto. E dopo lo fisserò bene da dentro. Ok.
E questa codina qua la posso già pure magari tagliare. Ok, poi vediamo dopo se ci occorrono oppure no. Altro punto che devo dare, devo semplicemente ora chiudere la parte questa qua perché non l'avevo ancora fissata. Vedete? E ora la chiuderemo. Come prima, allineiamo le due parti. Bene, bene. Prendiamo le nostre due estremità. E come abbiamo fatto per la parte di sopra, faremo anche ora qua, cioè andremo a prendere punto punto, ok. Andremo a prendere punto punto le maglie e chiudiamo. Ok? Ok, continuate così fino alla fine. Allora, ecco qua, abbiamo finito la cucitura anche della parte sottostante. Dobbiamo semplicemente ora girare il bordino e il cappellino è pronto. Ultimo tocco di bellezza, come dico io, è il nostro caro pompon da applicare sopra, ma quello è molto semplice. Ora vi faccio vedere semplicemente come applicarlo. Se avete necessità di capire come si fa il pompon, vi chiedo di seguire l'altro video che abbiamo pubblicato qualche tempo fa, come realizzare i pompon fatti in casa in un modo veloce e pratico. Ora andremo insieme ad applicare semplicemente la parte superiore del nostro pompon. Allora, ecco qua il mio pompon, cioè i due filini di sotto che ora farò passare qui al centro e magari andrò ad unire a questi fili qua di giunzione per renderlo un po' più solido e rigido. Quindi troviamo il mio aghino da lana, giusto per farvi vedere come lo applico, è corretto che vi faccia vedere anche quest'ultimo passaggio. Abbiamo lavorato questo bello questo bel cappellino bellissimo insieme fino ad ora, è corretto fare anche l'ultimo step. Eccolo qui. Uno e due, magari giù poi dopo nel link vi aggiungo il link per poter fare il pompon in modo facile e veloce, ma penso che ognuna di voi ha il suo metodo molto efficace. Io amo fare i nodi per star tranquilla. Magari lo leggo anche. Ok, faccio una tagliata a tutti questi filini, sono anche tanti, ecco qua, voilà, il cappellino è fatto. Lo faccio vedere un po' dall'alto, si vede? Ecco qua, ve lo faccio vedere finito, spero che si veda bene anche nel particolare diciamo di questo che noi volevamo realizzare, cioè la nostra trama così a spirale. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e come sempre vi invito a mettere un like sulla nostra pagina. Vi chiedo semplicemente se vi è piaciuto di mettere un piccolo pollicino in su, altrimenti di dirmi magari nei commenti cosa vorreste vedere se non è stato abbastanza chiaro. Come sempre vi invito a seguirci per la prossima idea creativa. A presto, ciao!